una doppia bella reazione. Allora, credo che non sia frutto delle reazioni, ma semplicemente abbiamo ripreso a giocare con una buona intensità, ma la squadra avversaria è calata un pelino. Il secondo set sono partiti subito con un handicap, quando c'era Janko Zamalek in battuta, ha fatto diversi break. Nel quarto set, a parte il primo punto, poi dopo siamo subito partiti molto bene, no? Questa è una squadra di giocatori molto esperti, il palleggiatore è straordinario, non a caso ha giocato nel campionato russo, non a caso, da straniero, e credetemi che in Russia ci sono due stranieri per squadra, per cui quando prendi uno straniero al palleggio significa che quello straniero deve fare la differenza. Ha dei giocatori che avremmo voluto anche nella nostra squadra alcuni, per cui è una squadra costruita per fare molto bene, non a caso sono primi in Turchia, non a caso. Sono molto soddisfatto perché abbiamo rimediato a due set non brillantissimi con una reazione corale di squadra, che è la cosa che a me interessa di più. Sapevamo dall'inizio che era una gara molto complicata e infatti in mezzo al campo i miei ragazzi ho detto: ragazzi, non siamo noi che pensavamo fosse una partita facile, quindi se ci adattiamo a sentire, a ascoltare le voci che arrivano da fuori, siamo fuori strada. Era una gara molto complicata, felicissimo di averla portata a casa così, e so già che mi aspetta un'altra battaglia, ma è una settimana di battaglie questa, quindi ci siamo messi nel metto, adesso dobbiamo metterci anche una bella corazza e poi si riparte. A proposito di gare complicate, domenica ce n'è un'altra, cosa vi lascia la gara di domenica, ma anche quella della domenica precedente in vista di domenica prossima? Mi lascia la certezza che non siamo lontani da Perugia, che ce la possiamo giocare punto a punto, che è aperta 50-50, perché il fattore campo abbiamo visto che non conta niente, poco. Poteva contare un po' di più, secondo me sì, però coi sei, coi ma la storia non si fa. Ci aspetta una battaglia, ma è una settimana, come ho detto, di battaglie, no? Per cui sappiamo che ci dobbiamo armare per bene, dobbiamo essere coesi e dobbiamo fare il nostro, di più, ma sempre nel nostro. Smaltita la rabbia? Se parli dell'espulsione, no. Se parli del giudizio arbitrale, no. Se parli della sanzione, no. Quindi la rabbia è solo tramutata, non è smaltita, è solo convogliata nel desiderio di far vedere che sappiamo fare molto bene anche noi e che non abbiamo bisogno di nessun aiuto arbitrale.